quanto tempo passiamo a vivere senza saperlo. Lavoro alla scuola di teatro di Quito, che sta proprio di fianco al caffè omonimo, nella piazza dove ci incontrammo quella seconda volta che Ste venne in città. Mi chiamo Isabel Cristina, ho 48 anni. All'epoca del nostro primo incontro, mio e di Ste, ne avevo poco più di 46 ed ero sposata con Juan Gabriel da 14. 14 anni accanto a una persona, come si potrebbe stare accanto a un quadro appeso rivolto alla parete. Impiegai mesi a capire di non aver capito nulla e altrettanti a capire di aver invece capito finalmente tutto e di non essermi soffermata a riflettere in passato, molte, troppe volte. E ora tutte quelle volte, tutti quei segnali continuano a tornarmi alla mente, limpidi, precisi, indubitabili. La certezza delle certezze. Eccola. Quella sorta di accondiscendenza che concedi alle scelte, il lasciar fare alla vita, come se non fosse tua. Fare il primo passo e non preoccuparsi più degli anni e dei passi a venire. Quella stessa notte mi tornò alla mente una cosa che Ste mi aveva detto tempo addietro. Mi chiese che cos'è che succede fra l'idea che abbiamo della vita e la vita che viviamo. Sarai anche un ottimo antropologo, ma sei pure un gran figlio di puttana, gli risposi quel giorno. Ci facemmo una sonora risata e sorvolammo la questione. Ma quella notte, mentre il respiro di Ste sul mio petto pareva una piccola danza che non dimenticherò, cercai una risposta e forse la trovai. Avrei voluto dirglielo. La verità è che viviamo e basta, Ste, se è questo che intendevi. Ci accordiamo con noi stessi per evitarci altre domande, perché abbiamo, paura. Perché la rinuncia è più semplice della partita, perché la sicurezza di una mancanza è più comoda del dubbio dell'esserci. Pensai a tutti quelli come me, a chi rinuncia soltanto perché è finito nella rete. È proprio questo che faccio. Fingo di essere caduta in una trappola da non so più quanti anni. Avevo voglia di andare via con Ste, ma non sapevo neppure se poi sarei riuscita a salire sull'aereo. Quegli ultimi 3 giorni, prima della sua partenza, furono un amore scapestrato e dolcissimo. Io non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Pregai ancora Ste di rimanere, o quantomeno di darci un appuntamento un poco più avanti, anche altrove nel mondo, per rivederci. Sentivo che il suo viaggio poteva rallentare, cambiare rotta, cambiare forma, ridisegnarsi e stupidamente, o umanamente, mi convinsi di essere io, sì, io stessa, la nuova sua possibile rotta, la mia nuova possibile rotta. Eppure non ce la feci, non lo convinsi. Quando scomparve per il corridoio che lo avrebbe portato al gate, capì che il suo viaggio era in realtà terminato da tempo e che il mio, simmetricamente, non era ancora cominciato. Sentì uno sfasamento fra quello che stava facendo e quello che stava succedendogli dentro e mi convinsi di non averlo mai avuto, neppure per un giorno, neppure nei pochi giorni e nelle poche notti dei nostri incontri. Ho rimuginato tanto prima di mettermi a tavolino, come per tutto quello che mi riguarda, come credo si sia capito bene. Alla fine, però, l'ho fatto. Non so quanto sia davvero riuscita a dire di me e quanto invece mi sia nascosta, ancora una volta. Ma ho detto la verità, anche quando mi sono celata. Questo è il mondo che sono. Questo è l'effetto che faccio se penso di osservarmi dall'alto. Luce negli stessi luoghi in cui ieri c'era oscurità. E ombra dove domani potrebbe affacciarsi un po' di sole.
Isacco, che è un negozio di treni a Torino, invece ancora. Lo so. E mi ero comprato per la locomotiva, perché mi piaceva un casino. De Martini. Beh, se vuoi ti faccio vedere i capelli legati, Sì, sì, dopo voglio vedere i capelli legati. Hai altre richieste? E se questo che intendevi guardo sempre lì? Che viviamo e basta, Ester. Se è questo che intendevi. Ma è un po' incazzata. E guarda che carina che è. Le formiche al piede destro, ma non volevo muovermi, sennò facevo rumore.